al TG File. La Russia, una delle prime nazioni partecipanti alla sfida Expo 2015, presenterà a Milano la sua cultura alimentare. Tante le curiosità gastronomiche. A voi il servizio. Qual è il primo cibo russo che ti viene in mente? È per esempio pranichi, piroshki, pasha, kompot. Quindi non solo vodka. Ma come fai a sapere tutte queste cose? È perché sono russa. Ah, quindi già che sei russa, dici un po' quali sono le caratteristiche della cucina russa. E per esempio usiamo molto cibi genuini e poca frittura. Ah, grazie mille. L'immediata partecipazione della Russia, apprezzata a livello mondiale, ha però evidenziato forti contrasti con la mancanza di libertà. Esempio lampante, l'uccisione della giornalista russa Anna Politkovskaya. Per lei, l'associazione Anna è Viva si sta battendo con una petizione affinché le venga dedicata una via di Milano. La nostra inviata Charlotte Calbiati ha intervistato per noi Iridenza Funari, convinta sostenitrice del progetto. Ci troviamo nell'Istituto Primo Levi di Seregno, dove è appena terminata la conferenza con la scrittrice Enza Funari. Buongiorno. Ciao. E ci dica, come è venuta a sapere di questa iniziativa? Allora, io ho saputo di questa iniziativa da un mio amico che si chiama Andrea Liscassi, che è un giornalista della RAI e che si occupa da diversi anni di Anna Politkovskaya. Ha scritto un libro, Anna è viva, e da questo libro lui è diventato uno strumento di denuncia e di approfondimento sull'immagine di Anna. Aveva lanciato un primo appello a Milano per un albero nel Giardino dei Giusti e poi l'anno scorso ha lanciato un secondo appello affinché ci fosse una via dedicata ad Anna. Questo appello è stato firmato da oltre 1700 persone e la Giunta di Milano ha accolto questa proposta e quindi per il periodo dell'Expo, in previsione del 2015, verrà dedicata una via ad Anna Politkovskaya. La ringraziamo per la sua disponibilità e linea allo studio. Buongiorno a tutti, siamo le inviate di Coinè. Oggi ci troviamo a Spazio Colore, luogo in cui si riuniscono donne provenienti dal Marocco o dall'Egitto. E oggi, insieme a Naima e alle altre donne, prepareremo un piatto tipico del Marocco. Seguiteci! Andiamo! Vorremmo ringraziare le inviate del video che abbiamo appena visto, Valentina Fontana e Beatrice Salvioni, che si sono prestate a recarsi alla comunità Spazio Colore e si sono anche prestate alla cucina dal vivo. Introduciamo ora i nostri ospiti. Margherita Meda e Jacopo Castelli. Verte sull'Expo 2015 e, come avete già intuito dal video, verterà in particolare sulla tematica del cibo, che è una tematica molto vicina a noi. Inoltre, il video mostratovi poco fa ci ha fatto capire come il cibo sia un importante strumento di dialogo interculturale e come anche ogni popolazione abbia appunto derivato ogni abitudine alimentare da delle popolazioni precedenti. Abbiamo invitato appunto i nostri storici, Jacopo Castelli e Margherita Meda. Diamo a loro la parola. Innanzitutto le abitudini alimentari dei romani si articolavano in tre pasti fondamentali, che erano la colazione, che era molto modesta e costituita prevalentemente soltanto da pane e acqua. Adesso mi vorrei rivolgere al signor Claudio Luisi, che si occupa del banco alimentare, e parlare di quel cibo che per esempio i supermercati buttano anche se magari ancora utilizzabile, e parlare di come poi questo cibo venga utilizzato e appunto del lavoro nello specifico del signor Luisi.